Buonasera, abbiamo nuovamente il piacere di presentare un artista dedito al dettaglio, alla minuzia dei particolari. Parliamo del fabrianese Ezio Tambini. Parliamo di un profilo artistico le cui radici affondano in un contesto familiare che ha sempre favorito l'arte, attraverso visite reiterate a musei, gallerie, che hanno dato vita ad una estetica particolarissima, scandita all'inizio da dipinti di carattere iperrealista e da falsi d'autore, per cui una evoluzione che ha seguito, un'evoluzione che l'ha portato ad una rappresentazione della realtà che supera il concetto del fedele, dell'iperrealismo a tutti gli effetti, per convogliare in una rappresentazione di carattere quasi teatrale, in cui riconoscere la minuzia del dettaglio, come anticipato, ed una tecnica particolarmente raffinata, condotta nel tempo ed evoluta nella rappresentazione di soggetti diversi, possano essere delle figure umane, dei visi, possano essere soventi delle nature morte, fino a convogliare in un ulteriore soggetto che utilizza un elemento primario fondamentale, quello dell'acqua, quindi della rifrazione dell'immagine che si ha su di essa, e che è assimilabile per alcuni aspetti alla rappresentazione estetica del Tambini, dove, ripeto e sottolineo, la realtà diventa un mero spunto per arrivare a un qualche cosa di più personale in termini di rappresentazione non solo estetica, ma anche emotiva.